Sarzana, uno dei due contendenti crea anche una rudimentale lancia, denunciato. Telecamere, giardini chiusi alla sera e nuovi vigili. Esiste un problema sicurezza alla Spezia? Se ne parla al salotto. Cinghiali alla Spezia, mamma e quattro cuccioli attraversano in pieno centro e sulle strisce. Domani al Diocesano di Sarzana la presentazione del restauro del quadro La morte di San Giuseppe. Al via la campagna abbonamenti per la stagione teatrale del Teatro Impavidi di Sarzana, più di 300 gli artisti coinvolti. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del TLS Giornale. L'abbiamo sentito nei titoli, una lite per motivi sentimentali è degenerata. È accaduto stamattina a Sarzana in piazza Garibaldi, protagonisti due artisti di strada tedeschi, entrambi poco più che trentenni. Uno dei due ha assemblato una rudimentale lancia legando un coltello in cima ad un bastone ed ha iniziato a brandirla verso l'avversario. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri di Sarzana che hanno bloccato i due litiganti e sequestrato l'arma. Uno dei due è stato denunciato per minaccia aggravata e porto illegale d'arma. Rintracciato ed arrestato dai carabinieri di Torre del Greco, un uomo che nel tardo pomeriggio del 4 ottobre ad Arcola aveva seguito una donna di 77 anni appena scesa dall'autobus per poi strapparle due collane d'oro prima di darsi alla fuga. Le indagini hanno permesso ai militari di individuare l'esecutore materiale del reato in un pregiudicato di Torre del Greco, ospitato a casa di parenti residenti nello Spezzino. L'uomo è stato arrestato ieri è portato in carcere a Poggio Reale. E decine di migliaia di euro spesi dal comune in nuovi impianti di videosorveglianza, la proposta di chiusura serale dei giardini pubblici e ancora gli episodi di microcriminalità che l'eco della stampa finisce con il far apparire la Spezia come il Bronx. Ma esiste davvero un problema di sicurezza alla Spezia? Se ne parla nella prossima puntata del Salotto del Signor Rossi in onda domani alle 21:30. Per noi Manuela Cavallo e Davide Morina. Percezione della sicurezza. In questi giorni si è parlato spesso di diversi argomenti, non so se avete letto i quotidiani, siamo ai giardini, si è parlato dei giardini, siamo in una strada dove si sono stati riportati anche dei danni alle macchine. Voi come cittadini che sensazione avete? Intanto che quello che dite è vero, che c'è gente che gira per i giardini senza nessuna cognizione di pensare al benessere, diciamo, della città che i giardini offrono o che dovrebbero offrire. E poi non c'è nessuno che controlla, e questo secondo me è una delle cose che permette a chi fa danno di poter agire quasi indisturbati. Come donna, appunto, magari uscendo la sera ha avuto una sensazione diversa ultimamente? No, purtroppo noi abitiamo in Piazza Brin e ho un divieto di uscire da sola la sera, quindi è una grossa preoccupazione, soprattutto quando ci raggiungono le nostre figlie che non abitano a Spezia. Quando escono la sera ci preoccupiamo di andare loro incontro. Si percepisce a qualunque ora del giorno, anche in qualunque zona della città, sia quelle più centrali che meno, che insomma non siamo più sicuri, ecco, non possiamo più né lasciare le macchine parcheggiate senza trovare poi dei danneggiamenti, la responsabilità non si sa chi è, e nemmeno girare con le borse, no? Portate dietro, ma bisogna stare tranquilli. Senza parlare poi dello spaccio che ormai è in qualunque angolo della città, e la sera, che comunque la nostra città per fortuna comincia a essere popolata, ci sono tanti localini carini, però come la raggiungi? Non a piedi, nel senso che comunque non ti puoi muovere se non nelle vie centrali della città. Sentiamo invece un'opinione più giovane. Trattandosi di una piccola città, diciamo che comunque la delinquenza è abbastanza elevata. Io frequento prevalentemente Firenze per motivi universitari. Si tratta di una città molto più grande e noto che più o meno di differenze non se ne avvertono tra una città come Spezia, che sono 100.000 abitanti, e una fiorentina che arriva quasi a mezzo milione.
diciamo che potremmo fare qualcosa di più. E io per adesso mi sento che sia una città sicura comunque, e non sono d'accordo che magari si chiudano i giardini. Potrebbero fare anzi delle modifiche, delle cose magari nei posti, e mettere un po' di sicurezza. Aspetta un attimo. Di controlli, di telecamere. Controlli, certo, telecamere, qualsiasi cosa. E veniamo ai presunti casi di maltrattamento a danni di anziani nelle degenze dei presidi ospedalieri dell'ASL 5. Il gruppo consigliare regionale Rete a Sinistra, Liberamente Liguria, chiede sia avviata al più presto un'indagine interna, qualora siano rilevati comportamento oggetto di interventi dell'autorità penale. L'ASL faccia immediatamente le dovute denunce. Grazie agli interventi giornalistici, a seguito della nostra richiesta in Commissione Sanità, abbiamo appreso che questa mattina si è tenuta una riunione fra i vertici della Sanità Spezzina e la dirigenza di Alisa, dichiarano i consiglieri regionali Gianni Pastorino e Francesco Battistini. Bene che si affronti immediatamente la questione, ma è altrettanto necessario che, qualora vi siano concreti dubbi o indizi di maltrattamenti nei confronti dei malati, si intervenga con la dovuta decisione, allontanando i responsabili dai luoghi di lavoro. E sempre in materia di ospedali, dal monitoraggio effettuato dall'ASL 5 Spezzino sul DEA dell'ospedale Sant'Andrea, è emerso che le prestazioni rese dal pronto soccorso dell'ospedale nei primi 7 mesi del 2017 sono state 26.933, delle quali 2.952 in codice bianco, 17.215 in codice verde, 6.238 in giallo e 528 in codice rosso. Dopo il triage, l'attesa media per i pazienti in codice bianco è stata in media di 49 minuti, mentre per quelli in codice verde il tempo medio è sceso a 30 minuti. Dati positivi, sottolinea l'ASL 5, al di sotto della media nazionale. Per i pazienti per i quali è stato disposto un ricovero, l'iter viene completato mediamente entro le 4 ore dall'accettazione, al di sotto delle 6 ore indicate dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza e di Urgenza. E non si ferma la mobilitazione dei lavoratori Coop Service. Ieri pomeriggio, durante una partecipata assemblea nella sala Avis del Favaro, i lavoratori hanno dato mandato ai sindacati di procedere con la proclamazione dello sciopero per il 29 novembre in tutti i presidi ospedalieri e nei distretti sanitari, per ribadire la richiesta di un corretto inquadramento contrattuale e la rimodulazione dei carichi di lavoro. E sono a rischio le consegne di Natale per 6 giorni di sciopero degli autotrasportatori. Il fermo locale dell'autotrasporto da e per il porto della Spezia è stato proclamato oggi da CNA Fita La Spezia e Confartigianato Trasporti La Spezia, dalla mezzanotte di venerdì 15 dicembre alle 24 di mercoledì 19 dicembre. Motivazione del fermo: la gravissima situazione relativa alle infrastrutture e perdurante da mesi al varco del porto della Spezia, nonché ai terminal collegati, che vede code interminabili di mezzi pesanti. Le associazioni ribadiscono comunque la loro volontà nel trovare una soluzione concreta dei problemi tramite il dialogo e le trattative entro il 30 dicembre. E intanto domani mattina è stato fissato un primo incontro con l'autorità di sistema portuale. E continua l'attenzione di Confindustria alla Spezia verso i temi dell'industria 4.0. Oggi l'incontro Investimenti 4.0, quali e come, aspetti tecnici e finanziari per sostenerli. Vediamo il servizio di Raffaele Maulella.
L'iniziativa di oggi è focalizzata nuovamente su appunto Industria 4.0 proprio per spiegare ancora più in maniera dettagliata e precisa come fare riuscire ad avere le agevolazioni fiscali e gli incentivi che il governo ha messo in piedi per tutte le aziende che fanno determinati tipi di investimenti. Quindi avremo la dottoressa Mariotti di Confindustria e considereremo che è stata proprio una delle persone che si è messa al tavolo col governo. Le aspettative sono molto elevate perché le agevolazioni ricadono su investimenti che mirano ad aumentare moltissimo la produttività delle aziende e quindi a renderle più competitive sul mercato. L'industria 4.0 è l'industria del presente e l'industria anche del futuro. È l'industria che sostanzialmente utilizza pienamente nel suo processo produttivo tutta una serie di tecnologie abilitanti che, per semplificare, possiamo dire che utilizza dei processi produttivi digitali dove vi è un continuo scambio di dati e informazioni tra le macchine, tra i processi interni dell'azienda e l'esterno, quindi con i propri fornitori e con i propri clienti e quindi è un'industria, passatemi il termine, un po' dialogante. E il governo italiano, anche su sollecitazione, voglio dire, sulle rappresentazioni che Confindustria ha fatto, ha deciso di accompagnare questa trasformazione in chiave digitale delle imprese attraverso tutta una serie di misure di incentivo fiscale, ma non solo. Il mondo della scuola e della formazione è in grado in Italia di creare professionalità adatti a questo nuovo modo di vedere il lavoro e l'industria? Per quanto riguarda la scuola, sicuramente vi sono dei centri d'eccellenza, non a caso e proprio per questo Confindustria sta spingendo molto affinché si sviluppino gli ITS, che sono appunto questi istituti tecnici di sviluppo post diploma che aiutano proprio i ragazzi ad entrare proprio in contatto anche direttamente con le imprese, con tutto un sistema di stage, di lavoro, di alternanza scuola-lavoro e riscontriamo, voglio dire, l'80% di assunzioni dopo aver acquisito questo tipo di diploma. E 5 cinghiali che attraversano la strada e per di più sulle strisce pedonali. È accaduto ieri sera, poco prima delle 23, in pieno centro a La Spezia, davanti all'ingresso dell'ospedale Sant'Andrea. Il video girato da un ragazzo spezzino, Marco Della Scala, che con il suo smartphone ha immortalato la scena, sta facendo il giro del web, suscitando ilarità e tenerezza. Non è la prima volta che accade, ma quello che colpisce è la particolare disciplina della truppa, composta da mamma e 4 cuccioli. Un'educazione, anche stradale, spesso sconosciuta a moltissimi bipedi, spezzini e non. E cambiamo argomento. Accettiamo la sfida del Ministero di costruire un nuovo percorso di istruzione professionale sulla gestione delle acque e sul risanamento ambientale, un'area fondamentale per la nostra regione così fragile. Lo ha detto l'assessore alla formazione di Regione Liguria, Ilaria Cavo, al Salone Orientamenti, accogliendo così l'invito mosso dal Ministero dell'Istruzione alle Regioni sulla base del decreto sulla riforma del istruzione professionale, che ha inserito un nuovo indirizzo di formazione dedicata al risanamento ambientale, un settore che all'interno vede non solo una parte destinata all'inquinamento, ma anche alla messa in sicurezza e alla lotta al dissesto. E dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato in cui i giudici hanno sancito la condotta illegittima di alcuni atenei universitari qualora l'ammontare complessivo delle tasse pretese dagli iscritti, cioè dal 20% dell'importo del finanziamento ordinario annuale ricevuto dallo Stato, il Codacons ha lanciato oggi sul proprio sito un'azione risarcitoria attraverso la quale gli studenti universitari anche della Liguria
Liguria potranno ottenere un'istanza di accesso finalizzata a conoscere il reale importo del contributo statale percepito dalla propria università e l'eventuale modulo di diffida con il quale chiedere all'Ateneo la restituzione di quanto pagato ingiustamente negli ultimi anni. Maggiori informazioni sulla pagina del Codacons. E l'assessore della Città dei Bambini con la Ludoteca Civica festeggerà il 28esimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dando appuntamento a tutti i bambini della città sabato alle 15.30 in Piazza Cavour. Vediamo il servizio di Raffaele Maulella. La ludoteca da sempre un punto di riferimento per tutti i bambini di questa città, no? Sì, la ludoteca lo è per i bambini e lo è per le famiglie, perché bisogna tenere conto che è un grosso sostegno alle famiglie la ludoteca. I bambini possono venire in ludoteca negli orari di apertura, che sono tanti, sono ampi, e stare qua da soli. Compiuti 6 anni i bambini possono restare qua, giocare fra di loro, stare insieme, confrontarsi, non solo, fare attività di laboratorio che vengono costantemente proposte in quantità numerosa, e quindi i bambini hanno anche una, i genitori hanno una sicurezza che i loro bambini sono in un luogo protetto, sicuro e possono stare tranquilli. I piccolini dai 3 ai 6 anni possono frequentare la ludoteca, devono però essere accompagnati da un adulto che se ne occupa. Sabato sarà una sorpresa meravigliosa per i bambini, perché questi due grandi scienziati che arrivano dall'Inghilterra a cavallo di due animali stranissimi che i bambini non hanno mai visto, percorreranno le vie cittadine e controlleranno tutti i luoghi, catalogheranno tutto, chiacchiereranno con i bambini. E i bambini dovranno dire delle cose a questi scienziati meravigliosi, Sir Lipton e Mrs. Twining, che dovranno poi portare tutto quello che loro vedranno qui alla Svezia in questo grande manoscritto che stanno creando per la regina d'Inghilterra. Quindi invitiamo tutti i bambini alle 3:30 in piazza Cavour e poi da lì ci muoveremo con queste persone a cavallo di questi grandi animali e andremo in piazza del Bastione. Questa è la ricorrenza più importante, diciamo, della storia, che dove andiamo a ricordare tutti i bambini del mondo, perché la convenzione è proprio per tutti i bambini del mondo, per i diritti dell'infanzia, questa infanzia che oggi, diciamo, che non è tanto rispettata. Ci sono paesi dove c'è le guerre, dove i bambini vengono sfruttati e altri genere che colpiscono i bambini. Anche qui in Italia purtroppo non vengono ascoltati i bambini. Noi, il nostro impegno qui alla Spezia, adesso con la nuova amministrazione cercheremo, abbiamo già avuto dei contatti e quindi ci incammineremo proprio sulla partecipazione dei bambini a far sì che questi bambini vengano ascoltati. Abbiamo iniziato un percorso che è iniziato insieme al sindaco, nei nidi e nelle materne direttamente gestite dal comune, e poi sta continuando invece nelle materne, nelle primarie, nelle secondarie, da parte mia inizierò anche insieme all'assessore Piaggi, appunto, per riuscire a vedere proprio le problematiche che abbiamo interne alle scuole. Però appunto all'interno del mio percorso che sto svolgendo in tutte le ISA mi sono proprio resa conto di quello che i bambini vogliono, di quello che i bambini chiedono con purezza e con assoluta tranquillità. Ci chiedono un giardino, ci chiedono un gioco, ci chiedono un banco nuovo, ci chiedono un aiuto ed è bellissimo, francamente, e sono fiera di fare questo percorso insieme a loro, perché dare la possibilità ai bambini di esprimere i loro problemi e dare appunto loro voce è veramente importante, penso che sia basilare per tutte le famiglie e per la nostra società. E in riferimento al caso Tari, la tassa sui rifiuti in evidenza nelle recenti cronache a causa dell'indebita applicazione da parte di alcuni comuni della quota variabile della tariffa anche alle pertinenze delle utenze domestiche, il Comune della Spezia ribadisce l'assoluta correttezza delle bollette emesse a carico dei propri cittadini, nella quale le quote variabili della tariffa sono state sempre computate una sola volta, anche in presenza di cantine o garage, come stabilito dalla legge.
E sempre il Comune della Spezia ha pubblicato un avviso per l'individuazione di una figura professionale o una struttura societaria di solida esperienza nell'ambito della programmazione territoriale per la progettazione di una destinazione turistica denominata Golfo e Terre dei Poeti, finalizzata all'organizzazione turistica territoriale attraverso specifiche strategie di governance. Gli interessati possono presentare domanda, che dovrà essere corredata da un curriculum personale o aziendale, entro il 28 novembre. E prosegue il piano di pulizia straordinaria che nel periodo autunnale ed invernale interesserà tutti i quartieri della Spezia. Sabato sarà la volta del quartiere del Favaro. Il piano di pulizia straordinaria nei provvedimenti attuativi enunciati nelle linee programmatiche di mandato del sindaco Pierluigi Peracchini. E cambiamo argomento, sarà presentato domani al Museo Diocesano di Sarzana il restauro del quadro La morte di San Giuseppe e forse sarà svelato il mistero della mano dell'autore. Vediamo il servizio di Raffaele Maulella. Domani a Sarzana, al Museo Diocesano di Sarzana, un importante evento, ritornerà esposto al pubblico un quadro del 600 La morte di San Giuseppe che era stato rinvenuto in condizioni quasi disastrose e poi sapientemente restaurato. Sì, esattamente così. Si tratta di un dipinto del 600, di cui non conosciamo, o meglio non conoscevamo fino a ieri, la precisa attribuzione, che era conservato in un modo avventuroso in un angolo della cattedrale e poi dell'oratorio di Santa Croce, che è stato riportato all'onore del mondo, restaurato. Resta con molte lacune perché era molto rovinato, ma sicuramente ha rivelato fin da subito agli occhi di tutti gli osservatori, la stessa restauratrice, i critici dell'arte, una mano di grande livello. Non so se la dottoressa Angela Accordon, che verrà a presentare il restauro, dirà, si esporrà e pronuncerà un nome. Con noi lo ha fatto, lasciamo un po' di pathos per domani sera, ma se così fosse diventerebbe forse il quadro più importante presente nel territorio di Sarzana e nel Museo Diocesano. Si parla tanto di turismo, il turismo culturale, Sarzana è una città di arte e di cultura, ha un bellissimo Museo Diocesano, può essere un traino? Ma lo può essere, in parte lo è già, certamente lo potrebbe essere anche di più. Ricordiamo che si tratta dell'unico museo di arte antica presente in Val di Magra, non solo a Sarzana, ma anche in Val di Magra e in Lunigiana. Purtroppo le risorse che abbiamo a disposizione ci bastano appena per la manutenzione ordinaria e quindi la modestia dei mezzi a disposizione ci impedisce di tenere aperto per esempio tutta la settimana, noi siamo aperti soltanto il sabato e la domenica. Una grossa mano ci viene dalla collaborazione con gli istituti superiori sarzanesi, da un paio di anni c'è un progetto scuola lavoro per cui opportunamente istruiti i ragazzi delle superiori, alcuni ragazzi delle superiori di Sarzana vengono e collaborano a tenere aperto il museo. Ricordiamo il luogo e l'ora in cui ci sarà questa presentazione con un po' di suspense. Sì, allora la suspense comincerà domani venerdì 17 alle ore 18 presso la sala tamburi, che è la sala riunioni che c'è dentro la canonica della cattedrale di Sarzana. Poi di lì ci si muoverà 50 metri, 40 metri verso l'ingresso del Museo Diocesano e si potrà andare a ammirare l'originale. E rimaniamo sempre a Sarzana perché proprio oggi è stata annunciata l'attesa riapertura della stagione teatrale sarzanese. 300 artisti si alterneranno sul palco del Teatro Impavidi per una stagione di grande livello, tra musica, prosa, lirica, sabato prossimo al via la campagna abbonamenti. Vediamo il servizio, le immagini sono di Davide Morina.
Si apriranno il 2 febbraio le porte della stagione teatrale del Teatro Impavidi di Sarzana con Viaggio al termine della notte di Teo Teardo ed Elio Germano, a testimoniare un calendario ricco dalla prosa alla musica che vedrà partecipi grandi nomi del panorama nazionale come Elena Sofia Ricci, Gianmarco Tognazzi, Anna Gagliena, Veronica Pivetti, Paolo Ruffini, Salvatore Grigoli, Lucia Conte, solo per citarne alcuni. Tante le manifestazioni in programma, sono oltre 50 serate, ci saranno più di 300 artisti presenti all'interno di questo importante calendario teatrale. Insomma, si presenta una stagione ricca e so che i cittadini non vedono l'ora di poter iniziare ad acquistare i biglietti e gli abbonamenti, perché era oramai da troppo tempo che Sarzana aveva il suo teatro. Un successo frutto di un lavoro sinergico dei componenti del comitato di gestione, sul quale l'amministrazione comunale ha puntato, anziché nominare un unico direttore artistico. È stata un po' la nostra idea, non puntare su un direttore artistico, ma puntare su un comitato di esperti, di cittadini sarzanesi che vivono e amano la città a livello culturale. E quindi devo dire che grazie alla loro collaborazione, siamo riusciti assieme a loro appunto a presentare oggi questo calendario di eventi. Risultato un cartellone con più di 50 serate di spettacoli che potranno ancora essere ampliate e più di 300 artisti, oltre che l'opportunità di creare un virtuoso indotto per la città. Tutto questo non è solo cultura, ma anche c'è un indotto economico importante, perché 50 serate da febbraio in poi vuol dire comunque centinaia e centinaia di persone che saranno presenti, frequenteranno il nostro teatro e perché no, anche la nostra città, i locali del territorio, quindi la cultura è anche economia. Da sabato partirà la campagna abbonamenti per la stagione di prosa e musicale. Iniziamo una campagna abbonamenti che parte sabato 18 novembre sino a fine mese, e poi dal 1 dicembre invece saranno in vendita tutti i singoli spettacoli. Si possono acquistare presso l'ufficio informazione e accoglienza turistica di Sarzana in piazza San Giorgio, oppure al circolo Fantoni alla Spezia, ed ancora su internet sempre sul sito del teatro www.teatroimpavidi.it. Musicare, questo è il titolo del progetto presentato oggi da Vivere Insieme con la cooperativa Biquadro, un corso gratuito per volontari e aspiranti volontari che insegna ad utilizzare il linguaggio non verbale, specialmente la musica, per avvicinare i ragazzi problematici. Vediamo il servizio. Il 26 di questo mese inizia un corso di formazione progettato e finanziato dal Centro di Servizio Vivere Insieme presso i Salesiani della Spezia, dove c'è l'oratorio, che è un corso, diciamo, per persone che possano poi intervenire, quindi volontari che possano poi intervenire per insegnare, diciamo, il metodo musicale, che non è soltanto la musica ma è uno strumento, quindi la musica diventa un alveo di comunicazione anche per persone con disabilità, persone con ragazzi soprattutto con disagio e stranieri. Ci sono molte barriere nella nostra società, culturali, lessicali. La musica, diciamo, unisce fondamentalmente questi mondi, e quindi abbiamo pensato, appunto, come centro di servizio, di affidare alla cooperativa Biquadro, che già, diciamo, gestisce un progetto della fondazione per quello che riguarda i bambini e la musica, e inizierà appunto il 26. Chi volesse partecipare a questi corsi è ben accetto, insomma. Questa iniziativa ha il fine di formare educatori e volontari, o comunque chiunque voglia avvicinarsi al poter rapportarsi con i ragazzi attraverso la musica. Il fulcro di questi incontri saranno il linguaggio non verbale, e quindi poter utilizzare proprio la musica per avere un contatto, diciamo, privilegiato che vada oltre a quello, chiaramente quello verbale, a cui siamo più abituati, diciamo. Proprio per questo gli incontri
saranno per gran parte, in gran parte incontri pratici in cui si andrà proprio a vedere, si andranno a vedere delle attività con le quali interagire con i ragazzi. E continuiamo a conoscere insieme alcuni degli eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni nel nostro territorio e nelle zone limitrofe. E avvolgere i bambini nati prematuri in caldi vestitini di lana Merinos. È questa la missione dell'associazione Cuore di Maglia, che domani dalle 10 alle 18:30 presenterà l'iniziativa alla Spezia, all'entrata principale dell'ospedale Sant'Andrea, raccogliendo i fondi per l'acquisto di lana purissima. L'intenzione è quella di fornire dei vestiti e copertine ai reparti neonatali degli ospedali italiani, laddove vengono accolti i bambini prematuri nati anche alla 25esima settimana di gestazione. E l'unione fa la forza. Nasce per questo la nuova collaborazione dell'associazione Insieme per i diritti dei nostri figli con altre 6 associazioni. Alla nuova serata, in programma per sabato a partire dalle 18:30 nel teatro dell'ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano Magra, parteciperanno l'Unione Italiana Ciechi provinciale e regionale, l'International Agency for Prevention of Blindness, Progetto Casa Bioecologica, l'associazione Il Gomitolo e il mondo di Isa, la casa delle emozioni. Il ricavato sarà devoluto interamente ad Insieme. Anima della serata saranno gli Hibiscus, un gruppo musicale tutto spezzino nato nel 2016. Quando la terra trema, e questo è il titolo del laboratorio dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, che sarà organizzato anche questo sabato prossimo alle 15 al Museo Amedeolia in collaborazione con la cooperativa Zoe. Partendo dall'osservazione delle immagini che documentano le distruzioni causate dal terremoto dell'Aquila, i partecipanti scopriranno ed interpreteranno le rovine rappresentate nei dipinti del museo. Informazioni e prenotazioni al Museo Amedeolia. E sarà sicuramente una giornata da ricordare quella che andrà in scena sabato prossimo nel Teatro della Rosa di Pontremoli alle 9:30 dal titolo Casa Più, un percorso verso la vita indipendente. Il convegno avrà come protagonisti i ragazzi. Saranno loro a raccontare cosa ha voluto dire intraprendere questo percorso e mettere a conoscenza la popolazione di che cosa ha significato per loro questa esperienza, per la loro individualità, per il loro essere e per il loro futuro. Impossibili ma non troppo, di Federica Storace e Anna Maria Frison, sarà presentato domani in sala del Consiglio all'Erici. È un libro che raccoglie favole dedicate ai bambini ma anche racconti rivolti agli adulti. L'incontro rappresenta il primo di un ciclo che proseguirà per tutto il prossimo anno. Zoom Zeri. Sabato e domenica apre il campo scuola e le escursioni con le ciaspole. La neve caduta copiosa sull'Appennino consentirà in questo weekend agli appassionati di sci e della montagna un primo assaggio di inverno. Domenica 19, in collaborazione con le guide ambientali e l'associazione Farfalle in Cammino, si tirano fuori le ciaspole per inaugurare la stagione delle passeggiate, ricca di escursioni nel versante lunigianese dell'Appennino e sull'alta via dei Monti Liguri, con partenze da Zoom Zeri. Il programma completo è possibile trovarlo sul sito di Lunigiana Outdoor. E siamo arrivati, come di consueto, in conclusione di telegiornale alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Ancora condizione di tempo stabile sulla nostra provincia, cielo sereno, poco nuvoloso, salvo passaggi di nubi alte più probabili al mattino.
Nel tardo pomeriggio possibili locali addensamenti sui rilievi del centro Levante. Sulla costa soleggiato sia al mattino che al pomeriggio, umidità su valori medio-alti, venti deboli o moderati da nord o nord-est con rinforzi fino a forti verso il centro, in particolare nelle prime ore e in serata. Mare poco mosso o mosso sotto costa, localmente mosso o molto mosso al largo. Le temperature si attesteranno tra una minima di 11 gradi e una massima di 20 gradi. Il telegiornale per questa sera si conclude qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata.